Nell'ambito di questa diciamo, presentazione, quando si parlava di brina, e la brina è il risultato, in effetti nel caso del progetto portato avanti, il risultato di una tecnica di ottenimento di fonti alternative di energia. Adesso è il turno del professor Muldi Bemeftah, che credo di... ha veramente pochissimi minuti, Muldi, perché il tempo è ridotto, quindi soprattutto metti in evidenza gli aspetti della modellistica fisica e di quali possono essere le tematiche in tal senso, perché altrimenti poi il rischio ovviamente di andare troppo oltre i tempi, quindi ti chiederei di andare direttamente alle questioni un po' essenziali. Grazie caro Michele. Allora, buonasera a tutti. Praticamente la buona notizia, già detto professor Michele Musa, dopo una giornata lunga siamo arrivati allo sbocco della condotta e così concludiamo questa giornata. Allora, parlerò su questa presentazione ovviamente dello smaltimento delle acque di scarico, dei particolari, la modellistica fisica, dei getti turbolenti. Sì, allora. Ma voglio mettere nel quadro generale il problema. Come sapete tutti, praticamente le normative sono per gestire e controllare l'uso praticamente delle risorse idriche, sono regolate dalla legge legislativa numero 36 del 94. Allora, sono definite due classi di obiettivi di qualità che devono essere garantiti per i corpi idrici significativi. L'obiettivo di qualità, per specificare destinazioni individuata lo stato dei corpi idrici idoneo a una partecipazione utilizzata tali l'uso potabile, la balneazione, vita di pesci e molluschi. Il secondo obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità del corpo, diciamo, idrico recettore per mantenere i processi naturali di autodepurazione, e c'è una classifica da elevato a pessimo. La legge numero 3694 definisce il sistema idrico integrato come l'insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione delle acque. Parlerò praticamente dello scarico. Sappiamo anche che lo scarico praticamente è regolato dalla legge legislativa numero 152 del 06. Allora, qui praticamente, come sapete, uno dice va bene, ok, allora lo scarico già ha limiti, vuol dire l'acqua di rifiuto sono scaricati in un corpo idrico naturale praticamente rispettando alcuni limiti. Allora, praticamente il problema si chiude qui, si finisce. Ma il corpo idrico non è fatto così praticamente, come hanno mostrato anche un po' prima, soprattutto il professor Tursi, anche ha confermato il professor Damiani, che hanno osservato che dopo 3 anni praticamente le posidonie sono sparite. Vuol dire c'è un problema in questa scatola qui, quale è la diffusione? Dobbiamo cercare, in questa scatola c'è altre da fare dopo proprio questi limiti. Allora, ricordiamo anche un altro fatto molto importante, vista oggi praticamente il cambiamento climatico e la scarsità delle risorse idriche, soprattutto nella regione Puglia. Allora, i corpi idrici e recettori diventeranno praticamente come una fonte fondamentale per la captazione dell'acqua a uso civile, per usi civili. E allora il ciclo, secondo me, si chiude in questo modo e diventa praticamente un ciclo chiuso. Allora, un altro fatto nell'ambito di scariche praticamente urbane viene fatta praticamente una differenza tra le varie scariche su un duplice criterio: la natura, tale la qualità e la quantità dell'acqua scaricata, e la provenienza dell'acqua scaricata. Perché? Perché queste sono molto importanti per la scelta del sistema praticamente di smaltimento dell'acqua, la condotta, i diffusori e via.
Allora, torniamo adesso sull'argomento. Lo smaltimento delle acque di rifiuti deve avvenire in corpi recettori, in acque superficiali tali, mari, laghi, fiumi, eccetera, o nel o sul sole. Allora, in un corpo idrico superficiale, come ad esempio il mare, parlerò anche della regione Puglia come una zona costiera, l'effluente trattato viene scaricato in mare per mezzo di una condotta sottomarina da cui departano uno o più diffusori. Allora, come si vede in queste immagini, un diffusore presenta uno o più bocche da cui l'effluente viene scaricato. Lo scarico, ovviamente, avviene sotto forma di getto e si è utilizzato per incrementare la diluizione dell'acqua scaricata, per mantenere ovviamente la salute degli ecosistemi del corpo idrico ricettore. Allora, l'obiettivo, ovviamente, uso sostenibile e durevole delle risorse idriche e il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici ricettori. Questo ci vuole, come ho detto prima, in questa scatola praticamente dei corpi ricettori, ci vuole che cosa? Altri studi approfonditi della dinamica di getti turbolenti per capire meglio il meccanismo di mescolazione tra i getti e i corpi idrici ricettori. Come sapete, sono tre gli assi, diciamo, di conoscenza: la teoria e l'osservazione, diciamo, sul campo. Questi due, diciamo, assi non bastano oggi, praticamente ci vuole a andare con la modellistica fisica per, ma non vuol dire praticamente l'uso di un metodo vanigare gli altri due, ma meglio ad usarli tutti e tre per raggiungere il massimo la verità o la conoscenza completa del meccanismo o del fenomeno. Allora, i modelli fisici sono la riproduzione in laboratorio di un fenomeno naturale che viene simulato a una scala ridotta rispetto alle osservazioni sul campo, di cui costituisce una diretta filiazione. La modellistica fisica ha il vantaggio di poter costruire artificialmente condizioni che in natura non esistano, variando la geometria e le forze in gioco. E questa è praticamente l'importanza della modellistica fisica. La modellistica fisica è anche importante quando i processi coinvolti non si presentano a una agevole schematizzazione matematica a causa della loro complessità o la complessità praticamente del fenomeno. I modelli fisici costituiscono spesso un strumento di conferma e di taratura dei risultati forniti dai modelli matematici. De contro, anche come gli altri, diciamo, due assi di conoscenza, la modellistica fisica conosce alcuni problemi che possono essere tutti ricondotti alla incapacità di riprodurre esattamente in laboratorio le condizioni presenti in natura. Queste, diciamo, inconvenienti prendono il nome dell'effetto scala e effetto di laboratorio. Gli effetti scala nascono nei modelli a scala ridotto quando non è possibile scalare tutte le grandezze significative in maniera corretta tra il prototipo e il modello. Ma questo non vuol dire praticamente che la modellistica fisica è incapace, ma vuol dire praticamente quando si crea o si va a realizzare il modello dobbiamo tenere conto di questo problema. In più, la modellistica fisica è molto più costosa rispetto alle altre due assi praticamente di conoscenza. Ma torno adesso su getti turbolenti. Come hanno detto già prima, sono tre classi di getti. Quelle getti puri vuol dire ha la stessa densità del corpo ricettore, un getto di galleggiamento che ha una densità praticamente maggiore o minore del corpo, della densità del corpo ricettore, e i piumi che nascono dopo una variazione della gradiente di un parametro tipo la temperatura, la pressione e via. A livello matematico, l'equazione del moto per un getto, praticamente come scritta da Olerio, è in questa modalità, inutile entrare perché lascio questa per la presentazione prossima. Allora, torno su questo praticamente disegno che hanno già fatto mostrare, questa che praticamente
eguale a un bel cornetto. Io ricordo quando ho ridisegnato questa, sono andato subito dopo a prendere proprio un bel cornetto perché era caldo, era luglio, e praticamente non è così, va bene, sembra carino ma è molto complesso. Vediamo, questa è la condizione anche più semplice, più generale, la verità, più semplice nel senso che il getto qui è scaricato in un canale in presenza di un fondale liscio. Allora, vediamo qui questa struttura, qua diversi tipi di vortici, verticali, longitudinali, trasversali, ma c'è un meccanismo qua molto importante, soprattutto questi vortici qui, che sono responsabili della mescolazione dell'acqua, diciamo, del getto o di scarico con l'ambiente circostante. Allora, ma se parliamo di un corpo idrico naturale, non è liscio come ho già mostrato prima, ma c'è praticamente un fondale corrugato, c'è la presenza di diverse morfologie, c'è la presenza di vegetazione, specie marine, eccetera. Allora, immaginiamo adesso un scarico in queste condizioni. Se il primo già con, diciamo, un fondale liscio è già così complesso, allora in queste condizioni è molto più complesso, e qui praticamente i modelli matematici sono incapaci proprio di riprodurre o dare proprio le informazioni complete sul fenomeno, sul meccanismo. Anche l'osservazione non è possibile quasi, allora ci vuole andare in laboratorio a fare la modellistica fisica per capire un po' meglio. Come è stato anche visto in letteratura, che c'è una mancanza di informazioni sull'interazione tra getti turbolenti e correnti in presenza di fondali corrugati, allora studiare questa struttura da un punto di vista idrodinamico, praticamente di un getto immesso in una corrente in presenza di un fondale corrugato, è stata e rimarrà un obiettivo primario del nostro gruppo di ricerca. Per raggiungere tale obiettivo sono stati realizzati diversi lavori sperimentali su modelli fisici presso il laboratorio, presso il Politecnico di Bari. Le indagini sperimentali sono state svolte presso il laboratorio di ricerca sperimentale per la difesa delle coste del Politecnico di Bari, dove è stato realizzato un modello fisico per la generazione di getti turbolenti. Il sistema nel suo complesso è formato da 3 strutture principali: un canale lungo 15 metri, 4 metri alto, 0,5 metri, 4 metri perché quello messo in rosso in evidenza, praticamente per ricordare, questo è l'effetto scala, perché è un canale così molto largo, per praticamente minimizzare il massimo possibile l'effetto delle pareti laterali del canale, e allora minimizzare l'effetto scala. Ok? Un pannello con vegetazione per creare, diciamo, un fondale con vegetazione artificiale di diametro 3 mm, equidistanze 5 cm l'una dell'altro, con una densità 400 cm, e un sistema idraulico per la generazione del getto. Allora, va bene, diciamo, il modello equipato anche con un sistema di interfaccia input-output per l'acquisizione e, diciamo, la raccolta di dati. Alcuni strumenti come l'acoustic Doppler velocimeter per la misura della velocità o di 3 componenti della velocità. Questo è una schema generale, diciamo, del problema. Come vedete qui, praticamente dobbiamo mettere il getto lungo l'asse dei canali per evitare l'effetto delle pareti, e si fa la misura praticamente in diverse sessioni. Allora, per capire meglio praticamente il meccanismo, ci vuole una metodologia chiara per raggiungere l'obiettivo, per capire meglio, diciamo, il meccanismo di miscelazione tra questo oggetto e il corpo idrico recettore. Allora, è stata fatta praticamente 3 fasi di lavoro. Sulla prima fase abbiamo studiato il canale con getto senza vegetazione. Sulla seconda fase, canale più vegetazioni senza getto. E la terza fase, canali, ovviamente getto e vegetazione. Il confronto tra le 3 fasi evidenzia l'effetto della vegetazione sulla struttura idrodinamica del getto. Allora, d'abitudine, prima di andare in laboratorio, si fa una simulazione solo per una previsione generale, per mettere le condizioni iniziali, diciamo, delle prove.
Le misure sono fatte su, come ho detto, lungo diversi piani longitudinali, trasversali e orizzontali per avere il massimo di informazioni sulla struttura del getto. Va bene, questa tabella rappresenta alcune prove, va bene, variando alcuni parametri per avere il massimo anche di informazione. Questo è un esempio lungo l'asse del canale della distribuzione della velocità, un campo diciamo vettoriale, mostra bene la penetrazione del getto, diciamo, con l'ambiente circostante, come mostrato bene, e così possiamo determinare tutte le caratteristiche del nostro getto, l'andamento, il campo vicino lontano, la dilazione, eccetera. Come il getto è tridimensionale, allora non basta proprio a studiarla lungo, diciamo, una direzione, ma magari nelle tre direzioni. Come questo è un esempio di una sessione trasversale, come è mostrato bene quella sul disegno che ho fatto vedere prima, praticamente c'è la formazione di queste praticamente forme di vortici che sono veramente molto importanti, perché queste fanno un richiamo anche dell'acqua, diciamo, circostante per aumentare la dilusione praticamente del getto. È un fatto molto importante. Allora, queste si cambiano ovviamente con le condizioni iniziali, quelle che mettiamo. Allora, la scelta, la progettazione praticamente deve tenere conto questi meccanismi. Va bene, questa è un'altra rappresentazione nella calcolata la vorticità. Si vede anche la forma arene, questa proprio sono ben note. Ma altre analisi per capire, diciamo, lo scambio della quantità di moto tra il getto e la corrente circostante. Questa, la fase 2, come abbiamo detto, già è studiata solo per vedere l'effetto della vegetazione solo, senza getto. Come vedete qui, praticamente c'è un incremento della dispersione laterale, ok? E allora c'è una grande perturbazione anche della corrente ambientale, e questo ovviamente avrà un effetto molto importante sul meccanismo di mescolamento del getto con l'ambiente circostante. Questo è anche un esempio della distribuzione dell'intensità di turbolenza, come vedete, in prossimità, diciamo, di stele, praticamente c'è un aumento dell'intensità di turbolenza e si formano delle CIE praticamente in queste zone. Guardate qui. L'effetto questa senza vegetazioni, solo il getto, su questa forma, diciamo, di vortice, con la presenza del getto, praticamente queste vortici sono, scompaiono e trasformano in diversi vortici irregolari, anche di senso di rotazione diverse, aumentano praticamente la sessione del getto e per conseguenza aumentano la dilusione, ma non è sempre vero questa anche, dipende dalla densità della vegetazione. Questo è un esempio della penetrazione del getto. Questa, va bene, alcune leggi normalizzate per mettere tutti i dati che seguono leggi, diciamo, universali. Come conclusione su questo lavoro, per il getto scaricato o per getti scaricati in un canale non ostruito, si sono ottenuti i seguenti risultati: la formazione di vortici con rotazioni opposte, che sono responsabili del meccanismo di mescolazione e la dilazione, la forma arene della sessione trasversale del getto, maggiore influenza del getto, inflessione del getto. La presenza di vegetazione ha condotto ai seguenti risultati: aumenta la resistenza al moto, riducendo la velocità media della corrente, aumenta l'intensità di turbolenza, favorisce la dispersione laterale delle correnti. Adesso la terza fase, praticamente dove c'è getto, vegetazione, e getto, vegetazione e corrente, praticamente è stato visto un aumento della penetrazione verticale del getto con il flusso ambientale, un maggiore allargamento del getto nel corpo idrico ricettore e allora un maggiore dispersione laterale, la forma arene, i vortici, quella che ruotano in senso opposto, scompaiono e si trasformano in molteplici vortici di forme irregolari. L'aumento della turbolenza dovuto alla presenza della vegetazione favorisce un maggiore dilusione, diciamo, dell'acqua scaricata. Ma altri modelli, io non entro nei dettagli, solo per vedere anche l'effetto di un fondale corrugato.
come vedete c'è una serie di lavori sperimentali sono realizzate. Questa alcuni risultati, ovviamente c'è l'effetto anche di questa, di una cosa del genere. Altri studi sono realizzati anche in fase di lavoro per studiare un getto di galleggiamento, in questo caso un getto di negativo che ha una densità maggiore di quella del corpo recettore. Va bene, questa l'impianto sperimentale, qua c'è una vasca per preparare una soluzione di acqua a salute, c'è un sistema di controllo per creare un getto, alcuni praticamente risultati, come vedete qui la diluizione del getto, il comportamento, anche l'andamento del getto con il corpo idrico è evidente. In più alla misura della salinità sono state anche misurate la velocità, come vedete bene è notevole, praticamente sale, scende. La salita, praticamente la discesa, dipende praticamente dalle condizioni iniziali. Questi sono i diversi risultati. È stato visto che questo parametro è molto fondamentale sull'effetto della diluizione. Aumentando questo, diciamo, parametro, aumenta la diluizione delle scariche. Questi sono alcuni risultati in scala adimensionale. Va bene, più di informazione potete trovare su questo link, diciamo, dei lavori pubblicati sull'argomento. Vi ringrazio.